Bitonto apre le porte a 42 ragazzi tra i 18 e i 23 anni provenienti dalla Svezia e dalla Turchia per una settimana dedicata a una serie di iniziative per favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità in contesti diversificati e permettere loro di acquisire più consapevolezza della propria identità. È quindi una opportunità di scambio offerta dal progetto Mobilità Internazionale, diversamente inclusi, a cui l'Associazione Dilettantistica Sportiva e Culturale Laureati in Movimento di Bitonto, vincitrice del bando Erasmus Plus Youth in Action, ha dato il via ieri con l'evento multisport inclusivo tenutosi ieri pomeriggio in Piazza Roma a Mariotto. Il progetto Erasmus Plus è un progetto che la nostra associazione ha voluto fortemente ed è un progetto che mira all'inclusione che adesso con questo progetto supera i confini, diciamo, della Puglia e siamo entrati in Europa, è anche un progetto internazionale, quindi stiamo ospitando a Bitonto due delegazioni, una turca e una svedese, e con l'obiettivo proprio attraverso anche lo sport di socializzare e includere anche le persone con disabilità. I protagonisti sono proprio i ragazzi delle varie nazionalità che non hanno nascosto la loro soddisfazione di partecipare a questo evento. Sono molto felice di essere qui perché attraverso questo progetto loro hanno la possibilità di vivere un'esperienza di inclusione, quindi loro stanno in questo momento vivendo, perché loro sono anche in albergo con i ragazzi svedesi e per loro è molto importante poter condividere questa esperienza proprio perché loro in questo modo possono capire e conoscere com'è la vita con le persone disabili e come poter interagire con persone appunto con disabilità. Lei è davvero molto contenta di essere qui con noi ed è contenta di poter imparare a parlare con tutti gli italiani che sono qui. È davvero insomma interessante ed è eccitante insomma provare tutti questi sport differenti, perché qui oggi c'è davvero una grande varietà di sport da provare. Gli ho chiesto qual è insomma la parte più bella per lui di questo progetto ed è quella di incontrare e confrontarsi con nuove persone. Ad inaugurare l'evento non è mancata la vicinanza del primo cittadino Francesco Paolo Ricci. Oggi è un momento di carattere sportivo, è un'iniziativa di carattere sportiva che necessariamente doveva farsi qui su questa piazza grande, spaziosa di Mariotto. Ecco, il comune è molto attento all'inclusione e non poteva che non patrocinare questo evento, ma ripeto, l'evento complessivo che è il progetto Erasmus di ben 6 giorni. Prossimo appuntamento giovedì alle ore 18 nella cornice di Masseria Lama Balice. Si terrà qui il galà Fior di Mandorla. Parte dunque una settimana di inclusione attraverso il sociale, lo sport, la cultura e le eccellenze territoriali, che consentirà a Bitonto di sollevarsi oltre i confini nazionali, con tutte le sue potenzialità di ricucire il senso di comunità, dove la diversità e la vera ricchezza da valorizzare.